noi siamo le palle pazze, come vedete il nostro titolo della scatola. Noi siamo molte, siamo quattro e oggi vi faremo vedere la nostra casetta. Iniziamo ad aprire la scatola. Intanto vi presento chi sta facendo la nostra voce. Io, Matilda Gaspari. Ciao, iniziamo il nostro video. Prendiamo le forbici e guardiamo dove possiamo aprire. Allora, intanto, prima di fare tutto, voglio dire che per chi ha le palle pazze, la fabbrica delle palle pazze, di legarsi i capelli e di stare molto attento alle cose chimiche, di non farle entrare in bocca, nel naso, negli occhi, molto importanti gli occhi, e nelle orecchie, perché sono le parti più importanti della nostra faccia. Già degli adesivi. Ok, le istruzioni. Giù la carta. Via. E ora guardiamo tutto. Guarda. Ciao Matilda. Ciao papà. Wow, cos'è? La fabbrica delle palle pazze. Ah, questo non so dov'è per trovarsi, perché me l'ha regalato la Befana. Bene. Ok, va montato? Sì. Ce la fai da sola o bisogno di una mano? Bisogno di una mano, direi. Ok, dai. Perché arrivo. Non si spiega. Arrivo subito. No, davvero non si spiega. Questo... Eccomi qui. Allora, vediamo. Qui c'erano le istruzioni. Sì, non sono delle istruzioni. Sì, beh, ti ci spiega come montarlo. No, ti dice cosa c'è all'interno, spero. Fa vedere come montarlo anche. Allora, ci siamo accorti che avevamo sbagliato a montarlo. Esatto, quindi vi consigliamo di guardare bene le istruzioni. Perché di sicuro si attaccano bene. Abbiamo dovuto prendere un cacciavite. Se no, non si staccava qui niente. Ma poi era già diventato tutto rosso. Esatto, stavo per spaccare tutto. Quindi guardate bene il manualetto del contenuto con tutte le istruzioni che vi fanno vedere bene come montare tutto quanto. Se non lo rompete. C'erano anche di questi, ma anche un altro pezzettino. E adesso andiamo a beccare, prendere. Cominciamo. Punto 1. Questo. Questo qua. Che va qua dentro. Intanto abbiamo queste qua che inizia a posizionarle. Non lo so. Aspetta, sapete le navi? Questo. Quando si guidano le navi forse. Vabbè, le palle pazze non sono delle navi, quindi non sarà quello. Questo va così. Quindi allora, ricapitoliamo. Sì. Questo blocco si inserisce qui. Nel si aggancia piccolo qua. Pezzo come questo, ma esatto. E dovrebbe esserci poi un fermo. Perplesso. Ok. Adesso questo viene agganciato qui. Poi andranno messi degli adesivi, perché. Servirà. Chi è praticamente dirlo? Piccola, media grande, vabbè. Questi qua non capisco. Male. Forse così le palle? Non lo so adesso. Allora, inizia a montare. Praticamente noi dobbiamo mettere dentro un liquido e faremo le colore che vogliamo noi. Sì, posso fare anche le letterate. Lì ci sono i colori, va bene anche i colori. Quando toccate la sabbia del mare, mi sembrava la stessa cosa, già solo a vederlo, a sentire il rumore, sembra quando mi ricordo già la spiaggia. A me, non so poi a voi. Allora, qui abbiamo pronto in questo momento, allora questi qui non sono riuscito a metterli, Matilde. Magia! Yes! Eccoli qua. Adesivi montati, dovete stare un po' attenti perché magari su qualcuno si fanno un pochettino di pieghettine, un bel po'. Però siccome sono fatti bene come adesivi, basta... Ma aspetta! Dillo
magia, se si fanno un po' di pieghe, perché non siamo stati noi, no? Esatto, la magia, però basta passare piano piano il dito che vengono sistemate le varie bolle. Perché la magia non è che le attacca. Vedete, visto? Ok. E adesso andiamo a cominciare a riempire le varie bolle. Ma com'è che si fa? No, nulla, qua ci fa vedere i colori. Che bisogna prendere un colore per ogni tipo. Ok. E si sceglie. Scegli quali colori vuoi. A sorte. Scegli tu quelli che vuoi. Giallo. Giallo, ok. Poi? Azzurro. Azzurro, poi? Rosa. Rosa, poi? Ve l'ho promesso che non uso nero, non uso nero. Verde. E allora aspetta, invece scegli uno dei due che prendiamo arancione. Ma ne c'è uno dei due. Ne sono solo quattro da mettere. E allora c'è via il verde, okay. E prendo il viola. Il viola, ok, l'arancione non lo mettiamo quindi. E no, sono 4. Questo è un 5. Allora, a meno che togliamo uno di questi due. Ragazzi, cos'è che tolgo? Questo o questo? Facciamo a sorte, dai. Vabbè, c'è Cicco Corre, ci mette sul comò che giocava. Il dottore, siamo là. Vabbè, c'è Cicco Corre. Quindi abbiamo scelto questi quattro. Perfetto. Cominciamo a riempirli? Yes! Allora. Ah. Serve la formina, quindi. Una a caso. Dove sono qui? Io vorrei proprio provare con quella gigante. Gigante è l'ultima. Ok, apriamo una piccolina. Iniziamo con una brutta che non mi piace. Questo qua è rotondo, non è niente. Ok, allora va inserita qui dentro con il buchino verso l'alto. Ok? Questo. Esatto. Questo viene girato così. Aspetta. Ok, questo sale. Aspetta. Questo sale. Ferma. No, però loro non lo vedono così, eh? Ok, facciamo così. Ok, questo l'ho fatto salire così, perfetto. Poi, qui dice, versa la sabbia nella formina. Quindi, una volta fatto così, andrà aperto questo. Non scende. Si è bloccata. No, scende. Poco, ma scende. Possiamo farlo multicolor? Esatto. Quindi adesso tira via. Inizia ad aprire l'azzurro. Vai. No, aspetta prima di aprirlo. Prima lo giri. Prima. Ok, si gira. Sì. Quando è sopra, perfetto, lo apri. Magari muoiono, no, ma magari stanno male. Sì. Ok? Allora, adesso che abbiamo fatto la nostra ampolla, qui ci dice: una volta terminato, abbassare lo stantuffo piano piano fino a che lo stampo entra nell'acqua. No, l'acqua sopra. Piano piano. 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 Non entrava. Ok. Madonna, ha bagnato tutto. Ci dice che bisogna lasciarlo per 5 minuti, quindi noi diciamo un bel ciao e Alexa, punta il timer a 5 minuti. 5 minuti a partire da ora. Qualche minuto dopo. Ok, sono passati 5 minuti e adesso solleviamo. Piano, solleva tu per piano, favore. Piano piano. Il nostro stampino. Vai. Sì, che bella! Okay. Ok. Adesso questo qua ci dice che una volta sollevato deve stare a gocciolare per qualche secondo, poi bisogna prendere lo stampino, aprirlo e far asciugare la pallina per altri 10 minuti, ok? Aspetta, posso prenderlo io? Sì, vai. Apri tu. Gocciola, quindi bisogna stare attenti. Infatti. Allora, stiamo più attenti a prima. Vai. Ok. Che bella. Wow. Guarda! Posso
tu cavla? Direi di no, lo facciamo asciugare prima. Sì, ok. Qui dovrebbe essere qualcosa anche per la tenebra, no? No, qua dice bisogna proprio sfilarla dallo stampo. Il problema è sfilarla dallo stampo perché è attaccata benissimo. Sembra arcobaleno, vedi? Sì, però se non riusciamo a... Ok. Tu la stai toccando, però. Lo so, dopo mi asciugherò le mani, la mettiamo qui dentro. Lì okay. Che c'è. Anzi no, qui, questo è il suo posto. Ok. E la lasciamo, esatto, è il suo posto. Punta un timer tra 10 minuti. Qualche minuto dopo. Alla fine sappiamo questo cosa serve. No. Allora, è un metro, però vediamo, non lo so, magari servirà dopo per prendere magari le misure delle palle più grosse, per fare magari a gara a chi la fa più grossa, non lo so, vediamo. Allora, intanto abbiamo finito, abbiamo fatte 4, poi abbiamo preso il risultante della polverina e l'abbiamo messo in una delle ampolle in modo da lasciarla separata. E abbiamo fatto questa, guardate, poi abbiamo fatto... Questa si è indurita e vi posso far vedere prima. Come rimbalza. Okay. Cioè rimbalzano e sono di gomma praticamente, quando si asciugano sono gomma. Attenti perché non è 10 minuti come dice, serve un po' tanto di più. Anche questa un po' di più, perché in più appiccica. In quelle che lasci molto tempo nell'acqua, esatto. Ho scoperto che lasciando più tempo nell'acqua le palline si diventano molto più molli. Quindi vanno lasciati proprio 3 minuti nell'acqua. Sì, 3-5 minuti, non di più. No, anche 3-4. Più di 4 basta. Più di 4 basta, ok. E non è 10 minuti da asciugare. Un po' di più. Perché questa abbiamo lasciata giusto giusto. Quando sono a Valtemme siamo corsi qui. Ma è ancora un po'. È ancora. No, adesso no. Un po' meno. Ma scattato il 10 minuti non lo è diventato. Esatto. Potete usare i colori che vi piacciono di più. Ovviamente il nero, vabbè, se volete proprio usarlo, usatelo. Io ho già deciso che per la più grande userò i glitter. Sì. Non ci resta che iniziare a fare la più grande. E poi vediamo alla fine com'è venuta, ok? Ok. Quella grande. Abbiamo preparato già lo stampo di quella grande. Adesso la inseriamo dentro. Saremo girata, poi... Queste saranno sempre i stessi tempi, direi di sì. Sì, credo di sì, ma okay. Forse un po' di più, non lo so. Sì. Sono molto emozionata perché abbiamo messo i glitter, vedete che sono già finiti. Sì, qui siamo riusciti a mettere anche i glitter, vediamo come viene. Vediamo come viene. Siamo okay. Pronti? Pronti? Pronti. Pianino, eh? Pianissimo. Pianissimo, perché questa... Bisogna raggiungere acqua. Aspetta, che prendiamo l'acqua. Vediamo un po' il livello dell'acqua. Ok, e adesso un bel timer anche di questo, Mati. Alexa, punta il timer da 5 minuti. 5 minuti, a partire da ora. Ok, allora abbiamo finito il tempo massimo per quella grossa. L'abbiamo lasciata un bel po' di più. Sì. E l'abbiamo lasciata... Che bella, tutta verde. Mamma mia, è enorme. Allora, aspettate che questa adesso... Che è proprio grossa. Esatto. Ehi, quei brillantini sono rimasti. Te l'avevo detto che brillantini. Ah, intanto, facciamo così. Mi vedete? Questa è la pallina, la prima. Vediamo. Sai che il glitter non è stata un'ottima scelta? Come mai? Guarda, non l'hanno attaccato. Non si sono date. Praticamente non hanno assolutamente... Guarda, Mati, guarda. Forse ne abbiamo messi tanti. Forse ne abbiamo messi troppi, sì. Mannaggia. Un bel po'. Questo bisognerebbe rifare solo il pezzo... Sotto. Solo il pezzo sotto, sì, tagliando via un pezzettino. Che se no questa qua ci rimane in mano, guarda. Mannaggia, abbiamo messo troppi glitter, Mati. Guarda. È così bello. Guardate, perde proprio... I glitter, peccato, mannaggia. Vabbè, intanto ne metto un po' su quella. Intanto non rimangono. Sì, va bene, allora, questo è l'esperimento. Adesso io direi facciamo spazio. Intanto io vi ringrazio chi ce l'ha mandata, quindi grazie mille, Befana. Esatto.
È un regalo stupendo, che poi ho chiesto anche a Babbo Natale, cioè, è vero. L'avevo supplicato per avere questo gioco, che pensa che loro non volevano farmelo avere perché io ho 8 anni e questo era più di 4. No, più di 8. No, più di 6. Sì, vabbè, più di 8. Più di 6 anni. Quindi erano 6 anni e quindi loro non volevano che lo usavo perché dicevano che era da bambini, ma credo che i bambini piccoli non possono usare. No, non credo. Chimica. Non credo, no, perché ci dovrebbe essere sempre qualche adulto perché, ripeto, queste cose qui sono invece fatte apposta. Io posso farlo anche da sola. Sono fatte apposta che non sono, diciamo, tossiche, appunto, da far male, però ci deve essere sempre un adulto, vero? A fianco. Ok, anche adesso sistemiamo un attimino slime, il tavolo. Al punto quando ero piccola facevo lo slime. Facevamo assieme lo slime. Facevamo sempre assieme. Il primo video che ho fatto, infatti, mi ricordo che avevo lo slime. Primo video, sì. Primo video. Magari ve lo lasciamo qua in alto, così lo riguardate, uno dei primi video che abbiamo fatto. Poi abbiamo iniziato ad addobbare con Natale e Halloween. Eccetera, eccetera. Anche la Befana l'abbiamo fatto, no, la Befana che di no. Va bene, allora sistemiamo tutto adesso e ci vediamo magari in un altro video più avanti dove facciamo vedere già anche le palline finite fatte bene. Anche se questa è già praticamente finita. Ciao a tutti! Ciao! Ci vediamo al prossimo video. Un bacione e cliccate qua sotto nel canale. Iscrivetevi se non l'avete già fatto. Ciao, un bacione! Iscrivetevi. Ma sei pazzo? Sì. Ciao! Un bacione anche dalle palle pazze!